E carissimi amici di Vincent, a spasso col sorriso, ben ritrovati e ben ritrovato Vincent. Ti ho portato a una grande festa. Prima di tutto l'aria fresca. Sicuramente. Ecco. E poi che festa è? È una festa delle vacche. E che c'entro io, scusa? Ma guardatela, inquadrala Enzo. Ma che stai dicendo? Ti ho portato dai tuoi simili. Dai miei simili. Certo. E i pecoroni ci stanno? La festa dei montoni è settimana prossima e ci sarà un nostro amico. Ah. Non possiamo dire il nome. Non lo svegliamo tutti i segreti. Non possiamo svelarlo. No. Ma lo sai che questo è il territorio di Ulisse? Davvero? Certo. Tu la storia la sai. Non tanto me la ricordo, però neanche tu credo. Ci sono tanti ignoranti. Noi siamo proprio, portiamo la bandiera io e te. Noi portiamo, abbiamo avuto un grande maestro. Certo. E a proposito di maestro, io direi di chiamare con noi il regista Enzo Cittadino, che avrà modo di raccontarci la storia di Ulisse che, guarda caso, è venuto qua proprio a Tiriolo. Davvero? Oh, non cambiate canale che sto per chiamare ad Enzo, Il nostro Enzino molto istruito. Preparati! Perché sei tu che porti il sole. E abbiamo niente che poco di meno, Enzo Cittadino! Ma no, ma io sono più bravo dietro alla telecamera che non davanti. No, attenzione, tu mi dai l'assist, perché quando io dici sei più bravo dietro, qualche male intenzionata potrebbe pensare male. Qualche? No. Qualche. No, insomma, io mi piace stare dietro la telecamera. Ho capito! Il nostro Enzino, così la gente lo vede, Enzino Cittadino! Sono io, sale, sono Enzino. In persona. Enzo in persona. No, se, niente, mi hanno chiamato in causa perché io sapevo, insomma, questa storia della terra dei Feaci, che in effetti si trova, cioè, il castello dei Feaci si trovava qui sul Monte Tiriolo. E la leggenda narra nell'Odissea che Ulisse naufragò praticamente nel golfo di Sant'Eufemio. Una Troia, no? No, dopo aver avuto questo grande, questo grosso combattimento a Troia. Ah, non con una Troia, scusate, Vincent! Ecco, non vogliamo essere scostumati, ma io la sapevo in un altro modo. Adesso a Troia se n'è scappato e quindi poi naufragò qui e si incamminò verso il cosiddetto stretto della Calabria praticamente. Ecco. E incamminandosi, insomma, incontrò Penelope che andava, insomma, forse a lavare i panni, qualcosa al fiume Amato, alla foce del fiume Amato, e lui l'ha pescata. Incontrò questo uomo che ha visto che era molto affascinante perché lui magari aveva mangiato e si era appisolato, e al che poi, insomma, c'è stata una conoscenza e allora lei se lo portò a conoscere suo padre, il re Alcinò, che era qui nella terra dei Feaci. Ah, che storia, come intelligente! Che storia! Che storia! È vero che infatti Tiriolo ha questo monumento che vi stiamo facendo vedere in questo momento, che ricorda questa leggenda, questa storia di Ulisse, che poi ci fu la storia d'amore tra loro due, insomma, e poi tutta la storia che si legge sull'Odissea. Enzo, guarda! Ulisse! Oh! Volevamo che fatto un'intervista! Ulisse! Mamma, che fortuna che abbiamo avuto! Signora, chiudi la bocca! Che botte! È vera la storia! Sì, è vera la storia! E l'ha conosciuto Ulisse? Può guardare perché è lì sopra! Infatti, si può guardare. La terra, qui è la terra dei Feaci. C'è il resto di un vecchio castello che si dice potrebbe essere questo del re Alcinò. Sì. E che quindi tra Ulisse c'era una tresca. Sì. Ma mi dica una cosa, lei è venuta alla festa delle vacche? Certo. Sono appena passata. Qualità di? È in qualità di spettatore. Spettatore. Ma se mangia stasera? Sì, si mangia.
Ma questo cos'è? Un Questo è un pincerino. Ma è vero che è dispettoso? No, è buono. Ma non è che mozzica? No. Oddio mio! Oddio! Eccole, eccole! E arriva lui, il cowboy! Ma avete notato che le vacche dall'emozione si sono fatti la cacca addosso? È successo, Enzo? Hai ripreso? Sì. Per essere più leggeri quando cammina. Annalisa, ci sono le mucche e i mucchini. Anche mucchini? Come mucchini? Come li vuoi chiamare? Mucche su, vitelline sono. Le vitelline. Ora devo chiedere. Sono le vacche grandi e i vitellini piccoli. Ah, non si chiamano mucchini? E mucchini, che ne sai? No, vabbè, chiedevo, vitellini. Anche perché noi dobbiamo informare i calabresi. E siamo tutti calabresi. Lei è di Tiriolo? Sì. Ma ho visto il vestito tirolese, è bellissimo. È uno dei più belli della Calabria. Sì, sì. I vestiti sono bellissimi. Io sono un grande. In televisione vi seguo sempre, anche a lei. Ma lei da Tiriolo ci segue? Viene dito di parola a lei. L'ho portata alla sua festa, alla festa anche delle oggi vacche. Oggi mi ha detto che è la mia festa delle vacche. Sì, sì, guarda che vuoi. Siete un grande, siete un grande. Seggio la sera. Ah, c'è l'aria fresca. L'aria fresca. Signore, soppressate l'avemo? Pure sì. Soppressate. E quando mi invitate? I cazzotti, sai cosa sono le cazzotte? I cazzotti, tieni un cugno. Le cazzotte sono le polpette di patata, ma qua sono favolose e si chiamano cazzotte. Dovete andare alle due mari. E si chiamano cazzotte. Vai. Annalisa, sì, dimmi Vincent. Puoi non dire che non ti regalo nulla. Infatti, vediamo cosa mi regali. Un portafortuna. Davvero? Sì. Che devi chiudere gli occhi e ti devi fidare. Mi devo fidare? Certo. Sta chiudendo gli occhi. Dicono che porti fortuna. Devi fare così. Vincent. Devi soltanto pestare la cacca. No, grazie Vincent. Dicono che grazie. Pestarla porta fortuna. Davvero? Certo. Fallo tu per me. Facciamolo no. Insieme. No, sacrificati tu, no Vincent. Ma perché mi devo sacrificare sempre io per il calabrese? Perché ti sacrifichi sempre io questa tu? Sera mangerò un po' di carne podolica e lo faccio per i calabresi. Tu almeno... No. Don Giuseppe, buonasera. Don Peppino. Buonasera, Don Peppino. No, prete, è sempre presente Don Giuseppe. Il toro che si prende che per le corna. Dici? Il toro, vabbè, attento, ho sbagliato. Attento che quello è pericoloso. Aiuto! Si arrabbia? Vincent! Ancora ce n'è! Di là, di là. Una cosa, ma non è che a Tiriolo c'è su ciubacche che a Cristiani, no? Quanti abitanti avete a Tiriolo? Noi siamo 5.000. 5.000? Ma vacche almeno 3.000 le contate? Sì. Queste non sono di Tiriolo, queste vacche. Ah, l'hanno affittate. Sono dalla Sila. Dalla Sila. Ah. Chi se sue vacche da Sila? Yeah.
E abbiamo niente che po' di meno il presidente del Consiglio Comunale di Tiriolo, Luigi Guzzo, non Guzzi come la moto. Buonasera. Buonasera a lei e grazie di essere venuti qui a Tiriolo. Delega alla cultura? Delega alla cultura del Comune di Tiriolo da parte del sindaco. Cosa avete organizzato? E allora questa manifestazione nasce da una mia idea, perché l'anno scorso ho fatto un'esperienza personale seguendo la transumanza per un breve periodo, non l'ho fatta tutta ma l'ho fatta, e poiché la transumanza è patrimonio culturale immateriale dell'UNESCO e Tiriolo è uno dei pochi comuni il cui centro abitato è attraversato dalla transumanza, noi da bambini, da sempre, da millenni viviamo questa esperienza, l'esperienza che nelle notti veniamo svegliati dal suono dei campanacci. Allora ho detto, perché visto che anche l'UNESCO si interessa di questa tradizione che noi inconsciamente abbiamo vissuto e viviamo, e non organizziamo una manifestazione a Tiriolo. E la transumanza continuerà per 3 giorni fino in Sila, ma oggi qui a Tiriolo, per i tiriolesi, per i turisti, per i curiosi, è una giornata di festa. E per tutti i calabresi nel mondo, perché il programma Vincent a Spasso col Sorriso viene anche diffuso via streaming, e poi abbiamo la pagina sia Facebook ma anche YouTube sulla quale potranno trovare questa puntata. Allora, poi qualche altra cosa da aggiungere? Ecco, io voglio chiedere una raccomandazione, se non ne approfitto ora che c'ho il presidente del Consiglio Comunale. Vorrei levarmi dai piedi Annalisa, e siccome l'ho portata alla sua festa, la festa delle vacche, stavo pensando di, non c'è qualche pastore nella Sila che se la può portare via? Guarda, possiamo chiedere al Mandriano, a Raffaele Bavalà, se conosce lui qualcuno che se la può portare. Io no. Ci sono passati tanti cavalieri con il cavallo, quindi magari un cavaliere può portare una principessa, no? Grazie. Quindi, dove sono i mandriani? Quindi sarei la principessa. Ma tu prendi soltanto le parole che ti interessano. Scusa. Non gli ho dato la soddisfazione. Bravo, grazie, la ringrazio. Ma comunque vogliamo spiegare, magari per chi non lo sapesse, il significato del termine transumanza. Allora, il significato è camminare, cioè è questo cammino che le vacche fanno dalla pianura verso la montagna. Una migrazione stagionale. Vanno a mangiare in questo periodo. Dalla pianura alla montagna e dalla montagna alla pianura. In estate, per le alte temperature, per la calura, vanno in montagna dove trovano l'erba fresca. Quando arriva l'inverno, la prima neve, subito rientrano in pianura per nutrirsi e per stare un pochino più al calore. Ecco. Ma seguendo questa transumanza avrei mangiato sicuramente qualche formaggio fresco e bevuto del latte di prima lungitura, diciamo, no? Seguendo la transumanza i pastori tutte le sere tutti i giorni di transumanza organizzano delle belle mangiate a base. Questa sera invece cosa avete organizzato? E così questa sera rievochiamo questa tradizione che loro solitamente fanno, con hamburger a base di carne podolica e morzello catanzarese a base di carne podolica. Niente di... Io dico che mi manda il presidente, che io sono scroccone, volevo dire, io lo faccio per i calabresi, gli faccio provare quella che è la calabresità. Certo, tutti i calabresi sono invitati a partecipare, anzi l'anno prossimo lo sapranno in anticipo, in modo che la festa sarà ancora più grande. E se voi ci mandate una locandina in tempo utile, un mese prima, lo divulgheremo a livello regionale. Lo faremo. Grazie a voi. Grazie, Presidente. Perché sei tu che porti il sole. Io volevo solo chiedere a questi amministratori, a questa televisione, a queste persone che oggi hanno parlato, che io vorrei un incontro con i giovani per parlare, che noi andavamo al mare con i buoi e facevamo la tenda, eravamo 7 fratelli e mio padre
metteva tutte le cose sul carro, aveva due buoi e andavamo per un mese, andavamo a Casciolino. E quelli erano i tempi più belli del mondo. È inutile che ci dice, ci sono sulla luna, vanno lì sotto l'acqua, muoiono. No, quei tempi erano belli. La mattina... Ora sono solo i giovani cocchieri cellulari. Ecco, e io vorrei... Un desiderio che si possa... Perché i giovani... Non è colpa dei giovani se non si avvicinano alle nostre tradizioni, ma è colpa nostra, perché l'università è giusta. Però io ho vissuto 5 anni in Australia. Migliore università è la strada. Sì, e lì l'università era dietro queste cose. Quando pubblicizzavano qualcosa, non la pubblicizzavano alla televisione, ma arrivava un tir, l'aprivano. Sì. Perché sei tu che porti il sole. Brava Annalisa. Grazie, ha detto, ma visto che questa è la sua festa, mi ha detto, la cantiamo una canzone la che mi ricorda quando ero bimba. E qual è? Il nonno di Heidi. E allora noi cantiamo Heidi, Heidi, ti sorridono i monti, Heidi, Heidi, eri triste laggiù in città, Heidi, picchia, qui c'è un mondo fantastico, Heidi, Heidi. Tutta appartiene a noi. Oh, 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 oh. Siete spettacolari qui a Tiriolo. E cuore allegro Dio l'aiuta. Oh, certo. Cuore allegro Dio l'aiuta, è vero. È vero. È vero. Cuore allegro Dio l'aiuta, e gli stronzi puniscili. Avete una bellissima carica da giornalista. Oh. Oh. E il bello che non lo siamo, noi siamo dei comuni mortali tra la gente, con la gente, per la gente. No, siete simpaticissimo, almeno fate, cioè rendete la cosa a lei. Caparne, guerre, di malattie, incidenti, che bisogna vederla positivamente. Sempre, noi vi facciamo vedere le vacche con Vincent a spasso col sorriso. Sta puntata è dedicata a tutte le signore che chiamano qua dare, vai. Vincent, c'è chi fa vedere. Le mucche? Bravissime. Sì. Sono state brave. Non hanno fatto neanche la cacca. No, hanno cacato, signora, hanno cacato. Vince! Lei deve essere pronta perché porta fortuna. Vieni a ciamparla? No. Perché? Non vuole un po' di fortuna? Sì, no. Io ne voglio tanto, andiamo. E vieni che ciampiamo. Oh, abbiamo trovato la signora. A lei, a lei, oh. Ecco la signora ciampa. Te, sono arrivato, tu è colpa tua. Ah, una bella ciampugnata. Perché sei tu che porti il sole. Io sono venuto qua per mangiare, mi sa dare indicazioni? Volevo chiederlo a voi veramente. A lei, cioè lei di dove fosse, scusi? No, io non sono di Tiriolo. E che ci fa qua? È curioso di guardare questa. Quello che ci facciamo. Da dove arriva? Da Borgia. Da Borgia, è tutta una Borgia. Anzi, okay. da San Floro in tutto questo. Da San Floro, specifichiamolo. In questo momento sono lì. Poi, grazie. Prego. Vincent, dovrei dire una cosa. Vieni vicino a me. Dovrei dire che c'è chi fa vedere le bellezze della Calabria, no? Tutte le bellezze, proprio il mare, questi paesi. Cioè, certo. Siccome noi siamo un programma molto culturale, anche noi facciamo vedere le nostre bellezze, le vacche. E la cacca compresa. Con la cacca a seguito. Ognuno E divertitevi, calabresi. Giusto. Dovete essere spensierati. Eh sì. Perché è inutile. Siamo in un mondo pieno di tristezza. No. Pieno di problemi, di delusioni, di guerre, di porcherie varie. Noi vi regaliamo quest'ora e godetevela tutta. Oh, ok. Tedesca? Ja. A parlare pure di tedesca. Allora, tedesca.
Yeah. Al posto delle Merkel oggi chi c'è? Ascanga, ya. Yeah. Cacciano che c'è che conta di... Ho capito, ho capito. Mamma, tieniti. Di francese, se vuole, possiamo andare. Ah. Io parlo francese, oui madame, oui monsieur, oui monsieur. Mademoiselle. Ma tu ma che? Fantastique. Fantastique la mademoiselle. Oh, very, very, no, molto... No, tu, no, tu, lei. Che secondo dovevamo fare? Lei ha visto le vacche? Oui, oui, oui. Ti piacciono le vacche? Oui. Tre jolly, tre jolly. Tre jolly, tre jolly. Che c'entro i giochini? Tre giochini! Tre jolly che significa? Molto belle. Ah, pensavo i seggiolini, sì. I tricicli. Va bene, deve mangiare, perché quando lui non in camera e sta male. E allora andiamo a mangiare. Ecco. Andiamo a mangiare, andiamo. Andiamo, andiamo, andiamo. Grazie, ciao. Per di là? Di là, io sento il profumo. Ok, andiamo. Vado a mangiare il morzello e se non me ne danni di meno, ah? Enzo, prima che me ne dimentichi, voglio salutare i fratelli Torchia. Hanno un oleificio e mandano l'olio in tutto il mondo. Ha vinto premi internazionali. Complimenti, perché siete tra i numeri uno al mondo con l'olio. Sempre famiglia Torchia. Perché sei tu che porti il sole. Da questa parte, a sinistra, sempre a sinistra si mangia. No, no, guardi, allora io vado a destra, va bene? Lei, no, no, no. Lei è di sinistra. No, è lei che è di sinistra. Io, io. Mi guardi un attimino, La mascella un po' più grande. Oh, ci somiglio! Ciao, Benito! Ti seguo in televisione. Ah, grazie, grazie. Ma arrivo! Se magna! Oh, oh. Ecco, ecco! Sei il primo della classe! È un grande! Ah, c'è il nostro amico! Della danza umanza, questa sera ti diolo danza e vai e mangio così, accudisci la panza. Andrea Bressi e la sua troupe. Fila. Noi facciamo gli indiani. È permesso? Avanti. Scusate se vi disturba Annalisa. Certo. No, nessun disturbo. Ma che state a fare qua? Stiamo facendo i panini con l'hamburger, le patatine. Una roba commestibile, quindi. Certo. Non si mangia? No, questo è per le mucche. E mo arrivano. Io ma io sono per le mucche, io sono un mucco. Li vado a trovare col vostro permesso. Chef, buonasera. Buonasera. Che state arrosticando? La vacca. La vacca è calabrese. Ma io non ci credo che è vacca pura. Me lo fa provare? Sì, come no. Eccolo qua.
cari calabresi, lo faccio per voi. È arrivato prima qua. Questo è un intervista buono. Qua. Dammelo piatto, Nico. Senti. Ma anche nel pane. Anche nel pane? Io mi accontento. Il tuo nome? Franco Borgo. Franco Borgo, io lo mangio alla tua salute e a quella di tutti i calabresi. Bravo! Ma ti stavo portando il panino, ti stavo portando il panino. Grazie. Questa che hamburger è di vacca? È di capra, di capra. Quale capra, Vincent? Vacca podolica. Ma perché podolica? Perché si chiama podolica? Che c'ha i piedi grossi? Sì. La vacca c'ha i piedi grossi. Ma invece lì cosa c'era, la pancetta? La pancetta, la potevo... E metti un po' di pancetta al signore. Perché sei tu che porti il sole. Proprio bimbo, ma perché dico questo? Perché lui mi ha regalato il ciucciotto. Prego. Ricordiamo il caseificio? Valle Amato. E dove state? A Marcellinara, vicino alla stazione d'Amato. Ottima, complimenti. Grazie. Io mi sto sacrificando per voi, cari calabresi, l'avete capito, no? Un topo! Un topolino! Annalisa, vieni a mangiare il topo! No, Vincent, non posso mangiare che ho mal di pancia, soffro di colite. Cosa si mangia ed è buono? Non lo sappiamo. L'hamburger si mangia. L'hamburger e si fa alla fila. Buonasera, signora. Buonasera. Abbiamo già... Avete già fatto, ma che vi siete mangiata? No, ancora no, sto aspettando. State aspettando. La signora è raccomandata. Chi? Mi ha guardato storto quest'anno. Tu sei pronto a mangiare? Sì. Ma ti mangi le patatine o l'hamburger? L'hamburger. Beh, oh. Prego, si giri. Dov'è la telecamera? E abbiamo il toro della sera. Volevo dire. Il toro no. Apicoltore. Che apicoltore. Vabbè. Ma tu devi essere un'ape abbastanza. Io le api. Le api. Io sono apicoltore, vado dietro le api. Dietro le api? Ma certo, ma qual è il miele migliore che hai? I miele sono tutti buoni. No vabbè, c'è quello di acacia che non è che quello tanto. Quello che preferisci? Quello che preferisci, secondo i gusti che piace a te. Castagno, mille fiori. Mille fiori, arancio. Qual è quello che più dolce? Che quest'anno c'è nemmeno. Arancio, acacia e dolce. Mille fiori magari. Arancio e dolce. Che quest'anno c'è nemmeno. Con questo tempo brutto che ha fatto. E quindi sappiate, carabresi, che minimo ci vogliono 30 euro al chilo. Ma di dov'è il signore? Della Sicilia. Si sente dalla Sicilia. Dalla Sicilia viene qua. Certo. Per lavorare si va in tutti i posti. Sicilia dove? Zafferana Etnea, dove c'è l'Etna? Allora, io l'altro giorno sono stato a Etnalandia, sì, quindi a due passi. Sì, 22 km. E a Zafferana ci sono delle ciliegie meravigliose, tra le migliori in Sicilia. È la zona migliore della Sicilia. Ma quindi tu sei qua per... poi ce lo fai provare un po' di miele? Perché no? Ma hai un'azienda? Sì, di più abbiamo le api qua da tanto tempo. E se uno volesse comprare il miele che produci tu? Ci incontriamo e te lo faccio avere. Hai capito, Vincent? Hai capito? Nome e cognome vogliamo sapere. Musumeci Daniele. Lui è Musumeci Daniele. Venite qui a Tiriolo. Venite. E qua troviamo anche i siciliani. C'è un paesano che si chiama Daniele come che vende il miele. È un bravo ragazzo. Ah. E io di più lo vendo all'ingrosso. Però lui è di qua giustamente... C'è il suo mercato. Non dobbiamo disturbare le persone che lavorano qua. Allora Daniele, fatti vedere anche tu e facci provare il tuo miele. Noi saremo qua a sacrificarci per i calabresi, certo, per provarlo. Certo. Quello che suona è Daniele. Sì. E allora abbiamo un suonatore che ne ha provato il miele. Ti saluto, io preferisco un calabrese. Bravo. Buona serata, grazie. Certo che se poi non mi fa provare... Andiamo a trovarlo. Dove è andato? Vincent! Cantiamo la canzone. Mi sono preso invidia, te. Vincent! Volevamo cantare la canzone. Miele, la na 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 na, la 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 la.
Sì, non t'avevo visto. Prima incappammi con un mielatore. Si dice mielatore? Come? Mielatore. Tipo muratore, mielatore. Sì, vabbè. Agricoltore. Sì. Perché mica ho sbagliato? Si dice mielatore? Mielatore è la prima volta che lo sento, però siamo... Mi piace, questo termine mi piace, no? E lui è un produttore, è un produttore, lui è l'ape maia di Tiriolo. Un mielatore sono quindi, giusto? Un mielatore! No, d'ora in poi mi chiamerò così. Ma se no come si dice? Troppo bello. E una volta ricordavo che si dicesse apicoltore. Apicoltore? Ma perché uno lo può dire? Ma perché un miele lo deve fare soltanto l'ape? Ma uno lo fa tutto il... capito? È più bello. È più bello. Mielatore. E allora, quante api hai? E questo, guarda, se vuoi vieni tu, ti metti. Le devo contare. E le conti. Io mando Annalisa. No, tu. Una per una, ti metti. E guarda, senza niente addosso. Che, così. Senza niente addosso. Come mamma mi ha fatto con il bigolo. E ho capito, tu mi hai detto senza niente addosso. No, se uno non ha niente addosso. Senza protezione. Tu pensa, guarda, ti dico una cosa. A me non piace la protezione. In ogni alveare ci sono circa, in questo periodo, perché è il periodo di massima espansione di un alveare, 60.000 api in ogni alveare. Tu quante quindi ne tu hai? Ti metti le, adesso non me lo ricordo, però tu se tu quanti ti metti... Quanti alveari hai? Ho perso il conto, non lo so. Un centinaio? Sì, più o meno sì, un 150 forse. Chi sei milionario? Sì. Questo è milionario, chi ne sono sposato? Sei sposato, comunque, fidanzato? Fidanzato, ma è nata una miele. Ti spiego perché sono quasi sposato. E allora quasi promesso sposo. Perché ho fatto la promessa. Fatto la promessa. Tutto giaro comune. Sì, sì, sì. Ma lascia stare, ma chi te lo fa fare? Comunque, tu ti metti, vieni. Ma almeno a pila ce l'ha. Pila niente, solo api ci sono. Io sono ricco di api, sordi, niente, non te sordi. No, ma che se aveva lei i soldi? Ah, lei, non lo so, poi a cassettone. Ma quando ti sorpresa. Sposi? Quando ti sposi? Settembre. A settembre. Quindi, ci ancora c'è il tempo ovviamente per lasciarti. Andremo al matrimonio. Certo. Siete certo invitati a farmi il video, vi offro il pranzo gratis. Mi fate il video. Vincent, stasera ci è andata bene. Ci è andata bene stasera, va bene. Ma non è che ti sposi l'11 settembre, no? No, il 10, il giorno prima. Che poi sono sposato. Beh, ma la prima notte, se scatta la mezzanotte, arriveremo all'11 di settembre, ci saranno i movimenti. Mia, mai, speriamo mai, sempre mai. Cose belle. Sempre cose belle. Ma allora Daniele, qui abbiamo trovato un altro Daniele che fa lo stesso lavoro tuo. Siciliano. Siciliano, però sì, trapiantato qui. Sì, e lui sì, ci ha sì, parlato sì di te, sì, molto gentile. Va bene, ma... Ok, e mi Vincent fa piacere. Ha detto che preferisce ma il Daniele Calabrese. Lui è molto più... Lui sì che ha un sacco di alveari, forse... No, ma... Questa... Invece Daniele è stato carino. Perfetto. A parlarci di lui. Ma se qualcuno volesse provare il miele di Tiriolo, dove ti sì può contattare? Hai una pagina? Sì, o... sì, sì, c'è la... ho il sito internet che si chiama www.danielemazza.it e quindi lì c'è la presentazione della mia azienda e io produco mieli in questo territorio e faccio millefiori, acacia, castagno, eucalipto, arancio e anche qualche miele aromatizzato. E l'azienda mia è ubicata proprio qui a Tiriolo e ho tante api. Se vuoi ti invito a contarle tutte. Ti metti 60.000 per alveare, un paio di vite. Vado e c'è tutto una poco cose. Va bene, dal mielatore è tutto. Continuiamo con le interviste. Ah, aspetta, prima di cambiare canale è il momento di parlare della regina, non di Camilla, della regina delle proco, la nostra Giuseppina Ierace. Ierace con l'Epli, a tra poco. Grazie. EPLI, Ente Proloco Italiane, è un ente nazionale di rappresentanza delle proloco, presente oggi in gran parte dei territori italiani attraverso i comitati regionali attivi, conta quasi 1.000 proloco e 250.000 associati. Ad un solo anno e mezzo dalla sua partenza è riuscito a farsi spazio in tutte le regioni del sud, Calabria, Sardegna, Sicilia, Puglia, Campania, Basilicata, Lazio, come man mano quelli del nord, Toscana, Veneto, Lombardia, Emilia-Romagna.
presidente nazionale il calabrese Pasquale Ciurleo, originario di San Giorgio Morgeto, Reggio Calabria. I suoi principi: federalismo associativo e libertà associativa. Per info Giuseppina Ierace, presidente regionale, al 338 933 86 83, o sul sito www.epicalabria.it. Presentiamo i calabresi, l'Epli Calabria. Ciao a tutti! Li fa spaventare. Arriva il toro! Non sento. Che diceva? No, niente, niente. Che ha detto? Io sono un disturbatore seriale. Sì, i calabresi lo sanno. Ma cos'è sta campana prima che te la spaccano in testa? Uno non può andare in giro manco con una campana. No. Annalisa, che stai facendo? Che stai facendo? Voglio suonare e sì, cantare una canzone di Tiriolo. Di Tiriolo addirittura. La conosco, posso? Certo, figurati, eh. Oh mia bella Madunina, tite domine Milà, tutta d'ore piscinina, tite brille de lunta. Ma io conosco quella di Milano, io la faccio spacciare per quella di Tiriolo, che te ne frega te? Ma allora perché hai detto una canzoncina di Tiriolo, Vince? Perché non le so, ma non mi fare fare ste figuracce. Ma ci sarà qualche canzone tipica di Tiriolo? Andiamo a trovare qualche tirolese. Tirolese. E non poteva mancare il presidente calabrese della Coldiretti. Buonasera. Buonasera, buonasera. Ben ritrovato, presidente. È un piacere. Noi facciamo una domanda e non riusciamo ad avere nessuna risposta. E la cercate proprio. Ci proviamo. Certo. Una canzone tipica di Tiriolo. No. Mi coglio impreparato. Anche i presidenti possono sbagliare. Allora, come le sembra questa manifestazione? Ottima, ottima, specialmente in un momento in cui l'agricoltura viene vessata da una serie di problematiche, sia climatiche e sia anche ambientali, purtroppo. E queste sono iniziative che sicuramente servono per promuovere quelle che sono le eccellenze, la qualità del cibo, ma soprattutto quello che c'è dietro la qualità del cibo: lavoro, sacrificio e soprattutto anche tutela dell'ambiente e tutela della salubrità del cibo sano e genuino. Grazie presidente, salutiamo tutti gli amici iscritti a Coldiretti Calabria. Ciao! Iscritti che a quelli non iscritti, salutiamo tutto il mondo agricolo. Se non siete iscritti ai futuri, e che aspettate? Iscrivetevi. Bravo. Grazie. Grazie. Grazie, buon appetito. Cantare la canzone. Bravo. Tipica tirolese. Ecco, lei è un tirullaller. Alex, ti hanno trombato. Ti hanno trombato. Ha perso le elezioni. Non mi sono più candidato. Sì, tutti a così dicono. Oppure penso alla famiglia, stavo pensando, o pensavi al Parlamento? Mi odiano a Tiriolo. Ma no! E quindi ho deciso di non candidarmi. Ma tu hai sette tedesche? Ja. Ah, cazzo, questo non le cacciava le multe, ja belle. Ecco perché lo odiavano. Ma senti, una canzone tipica di Tiriolo. No, non ne conosco. Hanno fatto bene a non te votare più come vice sindaco. Sei il gioiello della mia vita. Sì, ne sposiamo. Una canzone di Tiriolo. No, io non sono capace di cantare la canzone. Ma una canzone di Tiriolo. La canta lei, la canta lei. Abbiamo trovato la canzone. Finalmente, grazie a me. Certo, certo, grazie, sempre a grazie a te. Qual è? Quella dei Minne. Ah, allora è la mia canzone. Ma appunto. No, no, è la sua. E guardate la telecamera. Cantiamo. Vitti la bella mia, lavare panni in l'acqua li sbattia le minne minne. Quante erano ste minne? Abbondanti. Una bella sesta, più IVA e trasporto, una decima. Vabbè, un po' a posto, grazie. E mo ma devo continuare. Continua. Allora la calabrisella mia. Cantiamo la calabrisella. E la voglio dedicare a tutti i calabresi che sono nel mondo e ci seguono via streaming. Calabrisella mia, china di amore. Calabrisella mia, facci m'amore.
dalle rulla le rulla la sa calabrese la morire mi fa. Mamma non mi mandare all'acqua sola, cancaccia mi pigliau l'umulinaro. A pisca! L'umulinaro si chiama Antonino, Vincent. Mi fa lui occo dello matassaro. Calabrisella mia, la calabrisella a morire mi fa. Perché sei tu che porti il sole? No, però no. E caspietti. Mamma. E ne esce una giù. Vabbò. E va che su finito. E mo te cam all'invitere, no? Morzello catanzarese, vero? Sì, no. Sì. È l'originale? Cagliano. Morzello di? Scommetto che lo mangi, Vincent. No, no, no. Bene, vai. E Vincenzo vi chiamati e bellusiti, li raggi di lo sola va robati. Le raggi dello sola va robati. E voi abbastona mangi voi, ma la giù bella oica siete voi, ma la giù bella oica siete voi. Ma ti piace la mazza? Gliela fai provare? No, 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 non fraintendetemi! Va, bravo! Bravo! Mi aspettavo di peggio! Va a tempo, bravo! Vincent! Stai fermo con la testa però! È il futuro! Peperoncino ce l'hai? Lo faccio per voi direttamente dal profumometro nelle vostre televisioni per regalarvi un po' di calabresità. In questo momento sto per gustare il morzello catanzarese. Scusami, ma il rettino non è di Crotone, chiedo. E allora... Vincent, che stai facendo? Il morcello, oltre che mangiato, va anche bevuto. Come bevuto? C'è la versione in brick, guardalo. La versione in brick, ma che stai facendo? Vincent, che ti viene qualche mal di pancia, Vincent. E da Tiriolo dobbiamo tornare alla Mezia, Vincent. Che adesso che... Ah, la scarpetta pure. No, no, no. È il colmo, dai. È il colmo, è il colmo veramente. Dai. Il signore dice che è il colmo. Dai. Ti devi pulire però adesso. Quindi lei è di Crotone? Purtroppo sì. Sono... Perché purtroppo? Perché il mio compare è Donato De Pietro, guarda, l'editore di International. Ah, allora mettiamoci sugli attenti! È il compare di Donato Di Pietro, mettiti sugli attenti! Mettiti sugli attenti e puliciti il muso! Donato! Donato! L'abbiamo beccato! L'abbiamo beccato veramente! Guarda, guarda che bontà! Quindi era il canale? 101 all'epoca. 101? All'epoca sì. Radio? Tele?
Scusi, ma ci può fare una raccomandazione con Donato Di Pietro, magari che ci tenga ancora di più? Aumentare lo stipendio? No, che ci magari ci prolunghi di più la nostra durata, perché... Non problem, tranquillamente, lo posso anche fare, sicuramente mi ascolterà. Adesso ascoltalo, come sai fare tu? Com'è questo morsello? È molto buono, ne ho mangiato già, questo è il secondo chiaramente, è buonissimo. Ma crotone lo fanno il morsello? No, crotone lo fanno ma non come così, dai, onestamente voi siete specializzati. A crotone fanno la morsella? Non lo so, la fanno morsella? Pure il morsello. È un morsello femminile, ma... A crotone facciamo il pesce. Lo so, lo so. Un bel pesce da Ercole. A voi piace il pesce? Da Annibale, mi spiace sì, sicuramente. Vuoi salutare qualcuno? Saluto a Fabio, a Claudio, chi vuoi che saluto? Donatella, Pallina, Donato, Giussi. Mio compare Giussi, la mia comare, sicuramente. Che noi non salutiamo quasi mai, salutiamo i nostri editori, Vincent, salutiamoli. Oh, certo, Giussi Regalino, Donato De Pietro e Francesco Santoro. Con Pietro, suo figlio. Però ecco, una fotografia così gliela mandiamo già questa sera, che dici? Ci aspetta un'estate incredibile. Piena di eventi. Il 30 di luglio saremo con gli amici di Aiello Calabro e salutiamo Marco Cino, perché con le Harley Davidson le moto le troverete in questa meravigliosa bomboniera, quella di Aiello Calabro. Ma poi altri appuntamenti come il 6 di agosto la Gincana, la gara dei trattori a Balzano, ma poi il 14 Pizzone in Festa, ritorniamo ad Aiello Calabro e poi il 17 la festa del pane a Stefanacoli e salutiamo la Proloco di Stefanacoli. 17 agosto. E poi altri eventi, ve ne parli. Ma c'è anche la Notte Bianca, sì. Ma poi a Gizzeria stanno organizzando una bellissima manifestazione e salutiamo gli amici della Proloco di Serra Stretta, faranno Serra Stretta nel tempo, ok? Perfetto. Non cambiate canale. Annalisa! Vincent! Certo, con mille difetti che possono avere chi di Catanzaro, ma ho morsello e morsello. La verità. Sì. Ne ho provato un pochettino. Com'era? Sapia dopo poco? Dopo poco, ha ragione. Sapia dopo poco. Neggiamo in giro, coglioneggiamo, ecco, diciamolo in italiano. Noi siamo disturbatori. Seriali. Disturbatori seriali. Perché noi vogliamo mettere in imbarazzo le persone. Prova con lui. Tipo, posso provare? Ogni quanto lo fai, ogni quanto lo fai! Quante volte lo fai? Sotto la doccia! Ah no! Ogni volta che è sotto la doccia! Vince! Vabbè, mi hanno detto mettilo in imbarazzo, ci sto provando! Oppure, ogni quanto andrebbe fatto? Mattina, mezzogiorno e sera. Risponda, è sempre chi sorride e basta. Sì, ma che cosa state pensando? Quello che pensi. No, la domanda non è impostata su quel tipo. No, tu fatti gli affari tuoi, mi deve rispondere. Oh. Non è importante. Dopo mezzanotte? Ma sì, che si è? Il minimo. Mamma mia. Perché poi... Si fa più dura la situazione. Oh, se lo fate prima di mezzanotte va male, ricordatevelo. Ma Vincent, fai una domanda seria. Come sta andando questa festa della transumanza? Chi vuole rispondere? Non lo vedete. Angela!
Ma scusa, non avete provato il panino con l'hamburger di vacca podolica? E mo andiamo. Andate. Non ci piace la coda, hanno cominciato dalla testa, capito? Ah. Coraggio. Quindi della mocca hanno cominciato con la coda, poi ci vicino un culo. Il sedere, no? Aspettiamo quello di dopo, capito? Ah, ho capito. Hai capito? Giusto. Oh. Che l'ultima arrivata è ben accontentata. A posto. Ma la bevete qualcosa? Grazie, no, grazie, no, grazie. No, grazie. Hai capito? Spiritoso il ragazzo. No, no, dico davvero. Buon proseguimento. Anche a voi. Hai capito, Ekni? Buonasera. Buonasera, 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 buonasera. Salve. Volete dire qualcosa? Vai! Oh, la donna che non deve chiedere mai. Vai. Il tuo nome? Francesca. Carida. Francesca Carida. C'è una Francesca Cacciancia? No. Okay. La puoi fare sempre tu, Vincent. Francesca, allora tu sei di Tiriolo? Sì. Oh. E che fa Tiriolo? Aperitivo, attualmente. Attualmente? Attualmente, sì. E il giorno? Avuto aperitivo. Dormo. Bella vita. Sì. Bellissimo. Ho finito scuola e adesso dormo. Oh. Ah, e che scuola sei andata? Al biologico. No, non ho fine nel senso. Arrivo dall'estate e quindi mi riposo. È in vacanza. Ah, quindi hanno fatto pure la scuola biologica. Spiega un pochettino, certo, che cos'è una scuola biologica. Studio, faccio il settore sanitario, quindi anatomia, igiene, tutte quelle materie scientifiche. Quindi scanni in un crapietto e poi lo viviseziona. Ecco, c'è cacci i polmoni, un ricato. Sì. Mamma mia, questa la chiameranno quelli della scientifica, sicuramente. Sì. Andiamo avanti. Quindi abbiamo visto che abbiamo un'esperta. Tu invece di che ti occupi? Un mare spagnolo? Sono un'operatrice sociale. Ah. C'è chi significa? Cose serie qui, Vincent. Ok, sono operatrice. Ok, sono operatrice in una comunità di disabili. Ecco. Oh, e allora io farei partire un applauso. Facciamo un inchino. E voglio veramente salutare tutti i ragazzi e i bambini speciali della Calabria. Vi ricordo. Speciali però. No, sono speciali. Perché molti li chiamano in maniera che non va bene. Ragazzi speciali. Perché per me hanno una marcia in più rispetto a noi. Io conosco gli amici della Lacri Friends e li voglio salutare. Abbiamo anche dei campioni a livello mondiale. Conosco tanti bambini autistici, noi abbiamo un'associazione che si chiama Vola Volontari Lamitini, i clown con i nasi rossi a domicilio, andiamo a domicilio dai bambini speciali. Quindi quando mi ha detto, ecco, faccio questo tipo di lavoro, Enzo ha fatto partire sicuramente l'applauso, ma a fianco, vediamo, ecco, voglio conoscervi perché qui abbiamo la macellaia, l'operatrice sociale. No, grazie. Lui è uno che si astiene. Tu invece? Io dormo il giorno per essere libero il pomeriggio. Bellissimo! E la sera fa... Bravo! E la sera faccio aperitivo. La sera fa Rodolfo Valentino. Ma magari, ecco, vuol dire che sei in astinenza. Sì, pure. Sì. Allora, sta cercando una ragazza per... Sono single. Venite ragazze. Allora, di il tuo nome, perché guarda che il nostro programma è uno dei più visti in Calabria, quindi... Immagino, sì. Dici anche il tuo profilo Instagram. No, è un pochino Fabri eccessivo. Fabri Lunga. E dici, dicono loro. Fabri Lunga? No, che Fabri? Fabri Lupo 98. Fabri Lupo. Vai, cercate. Quindi... Fabri Lupo. No. Lupo, però sì, mi chiamano Lupo, sì. Fabri Lupo. Ti chiamano Lupo. Sì, lo ammetto. Dai, ma è possibile che non c'è una che lo può sopportare un Cristian Echi? Ma fai un primo piano questo ragazzo, guarda, Enzo, ma dico io. C'ha pila. Soldi, sì. Tanti. Insomma. Sì, mi mantengo. E allora vedrai che non farei niente nella vita. Perché lui ti manterrà, un lupo ti mantena. Tu invece? Io sono come lui, uguale. Sì, sempre schietto. Sì, uguale, sì. Siamo insieme praticamente. Ah sì, è una coppia di fatto, ma no, a noi va bene. Il gatto è alla volta, direi. Siamo insieme, sì. Tu anche tu stai cercando. Sì, come lui, preciso, uguale. Preciso, uguale. Sì. E se ci sono due gemelle? Sì, ma...
Fatemi dire una cosa però. Fatemi dire una cosa. Dice. In questo meraviglioso paese, che qui vivete solo di aria fresca perché da noi fa caldo, possibile che non ci sono delle ragazze che dovete fare l'appello alla televisione? Com'è sta storia? Non ci sono delle ragazze disposte? O si va a bonno. Del paese non ci piace. Come non vi piace? Del paese non ci piace. La vuoi artigianale? No. Potete pigliare la milanese che se pittallogne? No, manco che. Lui è disposto a cepittare l'ugne. Abbiamo capito. No, andiamo da una persona seria. No. Sì, questa è una persona seria, sì. Secondo me è psicologa. Sì, sicuramente. Ne abbiamo. Io? Psichiatra non ci servirebbe. No. Un analista. No, neanche, ho appena finito la scuola io. E che scuola hai fatto? Scienze umane, magistrale. Che bello. Ah, maestra! Che bello! Che mo' ecco le hanno alzate di grado. Scienze umane. Sì. Perché una volta le maestre erano disumane. Sì, ma può insegnare un po' di umanità. Io ne avevo una che mi iniettava certe bacchettate. Ha fatto bene, ma non ti sono servite. Disgraziata. Andiamo qua. L'ultimo. L'Alenderon. E poi vi giuro che con Tiriolo abbiamo chiuso. Buonasera. Tiriolo, piacere, Mirko. E che mi conti tu? Niente. Nato vacabondo. No. Siamo studenti universitari. Anche un avvocato. Avvocato. No, troppo lungo l'avvocato. No. E cosa facciamo? OAPP. Cazzo. Lo sapevo che caso difficili, sono dei gusti difficili. UAPP. Fa la pipì. Per gli amici, organizzazione delle amministrazioni pubbliche e private. Cosa sei? Della PM. No, Peppe. Questo è quello che manderà in rovina la Calabria, abbiamo capito. Esattamente. Mi raccomando che le truffe sono all'ordine del giorno. Certo. Mo' arrivano con i soldi, con il PNRR. Con un bicchiere di vino. Facciamo il bite al Luvicino. Bravissimo, esattamente. Questa è la Calabria che balla e si diverte. È incantato. L'abbiamo visto. Mamma te l'ha fatto. Non c'è bisogno di dirci la verità, la vera. Come t'ha fatto mamma, te lo sa. Mettiti! Oh mamma! La. Thank you.
In questo genere, veramente incredibile. Suonare quando... e ballare, Vincent. Non è facile. Come mano,
La prego! Oh, oh, che stai facendo? Ragioniere! Ragioniere, oh. E qui ne abbiamo due! Abbiamo due ragionier fantocci! Fantocci! Bambocci, bambocci! Bambocci, G! Uno è italiano e l'altro è spagnolo! Argentinos! Argentinos! Buenos Aires! Buenos Aires, buenos dias! Buenos Aires a tutti! Buenos Aires a tutti! Come si ragiona in posto in Argentina? In Argentina c'è morsello, se buono morsello, se mangiamo pure la carne de vacca. Podolica. De vacca de Argentina, de Buenos Aires. Buenos Aires. De Argentina. E invece lei che se mangia qua in Italia? Che mi mangio, quello che c'è, che è sempre buono. Stasera cosa avete degustato? No, ci siamo fermati solo a mangiare due patatine fritte perché abbiamo fatto solo manteniamo la linea. Ah. Sì. Sì, perché sennò poi sul posto del lavoro non rendono, no, con la panza. Ma i conti tornano? Insomma. Mai. Mai, ecco. E allora, se non tornano, no, una gabbietta di uva, una gabbietta di pesche, una gabbietta d'arance, durante la cipolle tropea, ma pure con sulle tropea noi ci accontentiamo. Le fragole di Aconia. Ma qualche... ci facciamo pensare. Visto che i conti non tornano, e insomma, tu la vorresti una gabbietta di cocomeri? Lui si vuole a cocomorare. Va benissimo. Allora paghiamo in natura, ecco. Paghiamo in natura. E allora loro sono dei naturologhi. Naturalisti. Dove non arrivano i soldi, mettiamo le cipolle. E il baratto, signori. Noi vi regaliamo anche della coltura in Calabria. Perché cultura è troppo pesante. No. Ma chiediamo a questi due ragionieri come si sono trovati in questo posto a Tiriolo, ricordiamolo. Beh, è un posto tranquillissimo, troppa fila per mangiare, infatti siamo a dieta. Se vuoi ti raccomando io, andiamo e ci mangiamo il panino. Stiamo aspettando che si smaltisca la fila e sperando che non finiscano le hamburger. Qua sono mangiatori seriali. Mamma mia, mai vista una cosa così. Su professionisti. Sì. Sgango. Veri professionisti. Sì, si è visto. Ma voi cosa vi portate a Rahatiga? A schiscetta? Quello che ci preparano le mogli. E allora tu puoi morire da fame. La tucchetta è insalata. Ma tu la trovi là. Il frutto, perché bisogna stare a dieta. Bisogna stare leggeri, no? Sul lavoro bisogna stare leggeri. Sul lavoro non si mangia, Vince. Sennò poi non si ragiona. Vorrei chiedere a Rocco Siffredi se lui se sul set ha mai mangiato un panino. Non lo sappiamo, dobbiamo chiederlo a lui. Perché se non mangi il panino non si alza il pistolino. Vince! Ho capito! Non lo mangia. Lui lo sai, abbiamo il regista qui, scusami. Ma visto che siamo in ottima compagnia... Sì. Se tu sei d'accordo, io sono d'accordissimo. La tua festa, la mia festa, sì, è finita. La concludiamo qui, certo. O no? Certo. Visto sì. Che poi dici che non fai mai una festa per lei, l'hai portata alla sua festa, la festa delle vacche, la festa della transumanza. Ecco, guardate che cacchi manza. Abbiamo già spiegato che cos'è la transumanza. Uno va a Pascola, do nord, do sud, est, ovest, ovest, nord, sud. Dal mare alla montagna. Sì, poi con stu cavo due vacche a ne venire in trasila. Vincent, diciamo, sono già sette che andiamo in onda. L'accoglienza che abbiamo avuto questa sera qui a Tiriolo è veramente spettacolare. Unica. Quindi grazie a tutti gli abitanti di Tiriolo. E voglio salutare Caterina Paone, che è originaria di Tiriolo. Lei è la segretaria dell'associazione Vola Volontari nei Vettini. Risaluto gli amici Torchia dell'Oleficio di Tiriolo. E come dico sempre io, la messa è finita. Andate in pace!